Buongiorno a tutti, sono Luca Tricarico, sono diciamo, un giovane ricercatore del Politecnico di Milano, però insomma, vengo qua, sono qua perché ho conosciuto i ragazzi dell'associazione Passi da Ciclope durante un'esperienza di, diciamo, di lavoro-formazione che è stata la Scuola dei Bollenti Spiriti che c'è stata a Taranto. Insomma, qualche mese fa, ringrazio infatti anche di essere venuti i ragazzi delle ciclofficine, che sono una bellissima realtà, insomma, e anche altri ragazzi che ho visto che sono venuti, che appartengono, insomma, altre realtà che si stanno formando in questa regione. Anch'io sono pugliese, sono di Foggia e quindi sono assolutamente contento di essere qui e di provare a, insomma, a spiegare o a, insomma, discutere. Il tema delle imprese di comunità è un tema che in Italia è abbastanza giovane, che insomma, sta prendendo piede come formula alternativa di sviluppo delle realtà dei gruppi informali, delle associazioni che poi possono diventare insomma, cooperative, imprese sociali impiegate in attività che hanno uno stretto legame con le realtà urbane e appunto, con quelli che possono essere i servizi legati alle comunità o in generale attività di coinvolgimento della popolazione, insomma, nella pianificazione, nella rigenerazione urbana e in altri aspetti strettamente legati, insomma, alla vita e all'economia urbana. Vorrei che questo, siccome ne siamo pochi, insomma, vorrei che questo. Diciamo, chiamiamola lezione, se non addirittura può essere una chiacchierata anche tra di noi. Interrompetemi quando volete, insomma, vi conosco, vi ho già conosciuti tutti, quindi io mi sento assolutamente non un docente, ma insomma, un ragazzo come voi. Quindi tra l'altro sono anche impegnato in alcuni progetti, sempre legati ai bollenti spiriti, poi magari ve ne parlo nel corso della, tra virgolette, docenza. Diciamo che prima di parlare del tema delle imprese di comunità, diciamo che parlerò poco della bicicletta, perché secondo me, diciamo, le persone che sono venute qui già ne sanno abbastanza, ne sanno tanto, sono persone capacissime che sono capaci di realizzare biciclette, lavorare con le biciclette. Quello che vorrei cercare di parlare è, insomma, di questo tema dell'impresa di comunità, ossia come tramite la bicicletta, associazioni e gruppi informali possono agire sul territorio, cercandovi di dare qualche suggestione generale a livello nazionale e di alcuni casi studio internazionali. Alcuni concetti di partenza fondamentalmente sono tre per quanto riguarda le imprese di comunità: la ridiscussione dei nuovi modelli di sviluppo economico e urbano all'interno delle città, che hanno caratterizzato un po', diciamo, questa ridiscussione ha caratterizzato la vita, diciamo, politica delle nostre città negli ultimi anni e anche la vita politica e economica delle nostre città negli ultimi anni. Il tema della rigenerazione urbana se ne parla tanto, diciamo, può essere declinato in diversi modi e insomma, queste imprese rientrano al 100% all'interno dei ragionamenti che sono stati fatti su questo tema. E poi il tema dell'innovazione sociale. Abbiamo visto che, diciamo, le nostre città sono state investite da alcuni modelli di sviluppo che, insomma, alcuni, diciamo, grandi filosofi e grandi sociologi hanno definito come assolutamente diseguali e non serve la testimonianza di questi grandi studiosi, basta guardarle un po' le nostre città. Questa è una città non europea, siamo a San Paolo in Brasile. Però, insomma, secondo me non è troppo lontana al San Paolo che possiamo vedere qua o altre città, anche pugliesi, abbiamo il grande esempio di Taranto, come appunto i modelli di crescita di tipo capitalista indirizzati alla massimizzazione del profitto hanno portato le città a diventare dei luoghi di grande disuguaglianza e negli ultimi anni si sta riscoprendo il valore collaborativo dei servizi, il valore collaborativo delle attività di comunità come appunto alternativa ai modelli di sviluppo attuali e che hanno dominato gli ultimi, diciamo, 30 anni. Il tema della rigenerazione urbana invece riguarda sia un tema di sviluppo urbano. Questa è un'immagine dell'Europa di notte. Possiamo vedere come ormai praticamente diciamo il quasi 50% del suolo europeo è occupato da aree urbane.
E quindi la rigenerazione urbana è un tema importante perché non, diciamo, questo modello di crescita non è più affrontabile da un punto di vista ambientale e quindi dobbiamo imparare a riutilizzare e a rinnovare la città che abbiamo già realizzato, che tra l'altro sta perdendo valore in diverse aree, quindi vi è una rimessa in, dobbiamo rimettere in discussione quello che abbiamo già sviluppato e anzi cercare nuove funzioni innovative che garantiscano il riutilizzo di aree dismesse o aree inutilizzate o sottoutilizzate. Un altro tema importante è la crisi dei modelli di welfare, la presenza dello Stato all'interno delle nostre città a livello di politiche legate ai servizi e legate alla rigenerazione, alla riqualificazione urbana. I fondi sono sempre meno, cioè ci sono sempre meno fondi a disposizione e quindi è richiesto una nuova auto-organizzazione da parte delle comunità verso nuovi servizi e verso nuove attività per soddisfare i propri bisogni e per sviluppare attività economiche e opportunità locali. Da questo punto di vista, diciamo, la teoria dell'innovazione sociale inquadra un po' quello che le comunità dovrebbero fare, dovrebbero realizzare all'interno delle città, al di là appunto delle politiche pubbliche e al di là anche dell'intervento privato. Quindi diciamo che le comunità sono chiamate a dare nuove risposte ai problemi sociali e a produrre valore per la società, appunto realizzando nuovi prodotti, nuovi processi di produzione, nuove tecnologie o una combinazione di tali fattori all'interno delle città. All'interno dei territori. Se guardiamo nell'ottica appunto dell'innovazione sociale, quello che adesso è il terzo settore, nel senso abbiamo diversi gradi di territorializzazione del terzo settore, appunto dal grado più ampio, quello globale, che sono le organizzazioni, le ONG che lavorano in campo internazionale o al commercio equo solidale. Se riusciamo ad andare sempre più a livello locale, vediamo come queste organizzazioni possono arrivare fino a un livello, diciamo, territoriale locale e possono diventare delle imprese sociali o delle ONG o delle associazioni che lavorano fino a scala territoriale locale. E diciamo che è lì che possiamo collocare le imprese di comunità, in un'ottica che combina un po', gli obiettivi che sono quelli delle organizzazioni pubbliche. La lotta alla povertà, il tema delle politiche urbane, la rigenerazione urbana, combinato con la società civile, ossia l'economia sociale, la partecipazione, i movimenti della società civile, e contemporaneamente produrre a livello di mercato quello che è sufficiente a diciamo, pagare e autosostentare le proprie attività e il lavoro delle persone che sono impiegate. Diciamo che la combinazione di questi tre obiettivi inquadra un po' quelle che sono le imprese di comunità, quindi riuscire a garantire benefici pubblici, coinvolgere la popolazione e allo stesso tempo a garantire la sostenibilità economica delle attività. Cosa devono fare le imprese di comunità per riuscire a fare, insomma, a svolgere le proprie attività? Lavorare quindi in ambiti territoriali definiti e cercare di diciamo di sviluppare, raccogliere, rigenerare asset di comunità. Quando parliamo di asset di comunità, parliamo di risorse, e queste risorse naturalmente non sono solo asset tangibili, come possono essere insomma, spazi abbandonati, che possono essere del settore pubblico, privato, aree, insomma tutto ciò che possiamo toccare con le nostre mani, perché di spazi abbandonati ce ne sono davvero tanti, però la cosa più importante e fondamentale è la costruzione di asset intangibili, ossia le relazioni, il network, le capacità di progettare l'utilizzo degli spazi, non in senso solo architettonico, ma anche in senso appunto sociale, economico, quindi riuscire a costruire quella rete di relazioni e di competenze che garantisce un'organizzazione che vuole diventare un'impresa di comunità di poter sfruttare appieno gli spazi in ordine di un raggiungimento di una sostenibilità economica da un punto di vista e sociale da un altro punto di vista. In Italia abbiamo tante difficoltà rispetto a questo tema, tra un po' ne parliamo, però insomma, prima di parlare delle imprese di comunità in Italia, mi piacerebbe di parlare di altri casi internazionali.
Questi sono i quattro temi fondamentali di cui le imprese di comunità, quattro fasi fondamentali con cui le imprese di comunità lavorano. Sono i processi di institution building, ossia l'impresa di comunità è una vera e propria istituzione della comunità e come tale deve costruire una credibilità, un capitale fiduciario e relazionale che non è immediato, ci sono processi che possono durare anche anni, poi dipende insomma dalle capacità anche dell'imprenditore sociale, di comunità, nel saper insomma, motivare il personale volontario e la comunità che deve essere coinvolta all'interno delle proprie attività. Poi i percorsi di acquisizione di asset, che è quello che abbiamo appena detto, e i processi di inclusione, ossia le attività di un'impresa di comunità devono includere il più possibile tutte le componenti di una comunità e non produrre servizi o prodotti che possono andare a diciamo, sfavorire le attività già presenti all'interno di un quartiere o comunque essere viste in maniera diciamo competitiva e insomma escludente di alcuni gruppi, di alcuni cittadini. E poi proporre nuovi modelli di welfare, nel senso con la crisi economica, come abbiamo detto, con la riduzione della spesa pubblica, un ruolo fondamentale che possono svolgere queste imprese di comunità è proprio svolgere attività che una volta diciamo, la cittadinanza, la comunità deputava come caratteristica solo del settore pubblico. Spesso, come abbiamo visto, il settore pubblico, insomma, specialmente a livello locale, perde la capacità di connessione con le comunità locali, cioè non ha più una cerniera e non capisce, non riesce a interpretare bene quelli che sono i bisogni o la richiesta di opportunità di sviluppo da parte di una comunità. Quindi queste imprese, essendo più flessibili e avendo uno stretto legame con le comunità, possono costruire servizi ad hoc e importanti e fondamentali per lo sviluppo della comunità. Come avevo detto, adesso parliamo un po' di alcuni casi inglesi. Questa è stata una ricerca svolta da me e da altri ricercatori dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Milano. Qui c'è anche il libro, poi per chi lo vuole sfogliare. Insomma, su alcuni casi interessanti, importanti, che ci sono stati nel Regno Unito, che rappresenta da questo punto di vista una delle realtà più importanti a livello europeo. Anche perché diciamo, le imprese di comunità e la tradizione che c'è nel Regno Unito di auto-organizzazione delle comunità e di istituzioni del terzo settore è diciamo, una realtà anche molto importante, storicamente diciamo, è stata una delle prime realtà che si è sviluppata in Europa. Fondamentalmente le imprese di comunità sono di cinque tipi in Gran Bretagna, sono i Community Development Trust, che sono dei fondi comuni di comunità, che insomma sono diciamo, dei fondi in cui ci sono spazi, attività e servizi dedicati alle comunità. I trust dell'ordinamento giuridico inglese e diciamo che fondamentalmente sono delle imprese multiservizio. E poi adesso vedremo qualche caso specifico, adesso sarà anche un po' diciamo noioso, però dirle così, adesso vediamo nello specifico e capiamo meglio. Poi ci sono le Community Based Housing Association, che sono praticamente delle associazioni che gestiscono dei comparti di social housing, quindi parliamo di case popolari, dette diciamo in maniera semplice, poi è un po' più complesso, però insomma sono delle comunità che hanno all'interno di una cooperativa la proprietà di queste abitazioni, la proprietà non è divisa, però ogni membro della comunità, ogni famiglia, diciamo, gestisce in maniera comune un comparto, diciamo, residenziale. Questa è la spiegazione un po' più approfondita. Poi sono le community cooperative, che rappresentano appunto una cooperativa di comunità di lavoro, quindi delle persone che svolgono attività lavorative e hanno in comune i mezzi di produzione, come potrebbe essere per dire anche da questo punto di vista, una ciclofficina o attività insomma, legate all'utilizzo della bicicletta, o le community ownership company che rappresentano principalmente diciamo, impianti di energie rinnovabili posseduti da dei gruppi insomma, sempre della comunità, e poi vabbè, le community credit union che sono poi delle banche di credito cooperativo. E, naturalmente questo l'abbiamo già detto, che le community enterprises legano aspetti territoriali ad aspetti socio-economici e soprattutto in Inghilterra rappresentano proprio un organo di rappresentanza locale
nelle ultime riforme della pianificazione del sistema amministrativo inglese, sono riconosciuti come organi che dibattono direttamente con le politiche locali e le politiche nazionali, quindi rappresentano anche una forma di, diciamo di rappresentanza locale, di istanze locali, e quindi hanno questa opportunità di lavorare e di essere riconosciute come appunto rappresentante istituzionale di comunità. Le community enterprises hanno lavorato ormai sono quasi 40 anni dalla nascita delle prime imprese di comunità, in tutte le fasi delle politiche urbane inglesi, quindi dagli anni 60, dallo smembramento degli slum, che erano i quartieri operai presenti all'interno delle città industriali inglesi, fino agli anni 80, agli anni 90, che erano gli anni di Margaret Thatcher, del neoliberismo e insomma, della privatizzazione della pianificazione, dello sviluppo urbano della Gran Bretagna, fino agli anni 2000, quindi con i laburisti, con la terza via e con appunto le partnership pubblico-privato. Quindi si sono sviluppati in 40 anni e in 40 anni hanno radicato le proprie attività. Adesso, a parte questo insomma, piccolo inquadramento, volevo spiegarvi velocemente due casi studio, secondo me abbastanza interessanti. Il primo caso studio è un caso di Liverpool. C'è questo Eldonian Village che è praticamente è stato un quartiere residenziale interamente realizzato da un movimento della comunità dell'Eldonian, di ex operai portuali di Liverpool che si sono organizzati appunto nel giro di 30 anni sono riusciti a portare avanti questo processo di rigenerazione urbana che ha realizzato poi 500 unità abitative. Attualmente ha un patrimonio di 10 milioni di sterline e un fatturato annuo di 1,5 milioni di sterline, che insomma è qualcosa di veramente interessante, tutto partito dal basso. Infatti la loro attività parte dagli anni 70, che erano gli anni appunto di smembramento dei famosi quartieri operai del porto di Liverpool. In questo caso era lo Stato che stava diciamo, sostituendo la vecchia edilizia residenziale pubblica con nuova edilizia residenziale e voleva smembrare la comunità, che però era una comunità molto coesa, poiché fatta da immigrati irlandesi, cattolici, molto legati al quartiere e molto attivi all'interno delle parrocchie del quartiere. E durante questi anni le comunità si sono organizzate e hanno provato a dare una nuova risposta, a proporre nuovi progetti in collaborazione con il comune di Liverpool, il Liverpool City Council. E, diciamo, durante i primi 10 anni della loro attività il loro lavoro è stato abbastanza vano, nel senso che hanno provato a portare avanti un progetto che però è stato rifiutato dal comune, perché il comune aveva detto facciamo a modo nostro, e quindi la loro attività è stata, diciamo, per i primi 10 anni solo di creazione di comunità e di realizzazione delle prime proposte. Però la loro pazienza poi insomma, è stata premiata, perché 10 anni dopo, nella metà degli anni 80, quando appunto c'è stato il passaggio dalle politiche appunto dello smembramento degli slums a quello della riqualificazione industriale e la dismissione industriale, sono state garantite delle risorse a dei progetti che appunto riconvertivano le aree industriali, in questo caso adiacenti a quelle della comunità dell'Eldonia, e loro con queste risorse hanno portato avanti, dopo 10 anni di lavoro, un progetto super innovativo, super coeso con la comunità, e questo progetto è stato finanziato. Quindi in due fasi hanno realizzato una prima fase di 150 appartamenti e poi in una seconda fase hanno creato numerosi altri alloggi. Adesso nel dettaglio tutte le fasi sono raccontate in questo libro, però secondo me era più interessante proprio l'aspetto temporale, nel senso che loro non si sono arresi alle prime schermaglie politiche, ma hanno continuato a portare avanti il loro lavoro in maniera assolutamente indipendente, e poi questo è stato premiato, perché poi, diciamo, 10 più anni di lavoro comunque poi sono testimoniati e sono rappresentati dalla qualità progettuale, che poi ha permesso di realizzare appunto tutti questi alloggi, e non solo, sono state realizzate delle strutture sportive, delle strutture anche di welfare, cioè ci sono un asilo, delle altre spazi in cui si fanno corsi professionali, tutti insomma servizi molto importanti per la comunità. Attualmente rappresenta un po' un progetto faro
all'interno della Gran Bretagna di social housing, appunto partito dal basso. Diciamo, è tutto partito dall'attività di cittadini che appunto frequentavano le parrocchie, che si opponevano ai primi progetti calati dall'alto, che però poi col passare del tempo insomma, hanno avuto dei risultati molto interessanti. Parliamo appunto di 30 anni di attività. Un altro caso studio molto interessante è il caso del Westway Development Trust, anche questo è un caso assolutamente, gli inglesi lo chiamano milestone, quindi una pietra miliare all'interno delle attività di comunità, delle community enterprises. Anche questo è nato in un quartiere popolare, parliamo del quartiere di North Kensington, o no, detto anche Notting Hill, cioè è diventato famoso negli ultimi 10 anni, ma negli anni 50 era il quartiere popolare per eccellenza, abitato da migranti caraibici che lavoravano nelle industrie dell'est di Londra, ed era un quartiere super sovraffollato, pieno di conflitti appunto sociali, anche di malattie. I sobborghi londinesi negli anni 60 erano dei luoghi veramente, insomma, pesanti. Tutto parte da un conflitto anche qui territoriale, nel senso che negli anni 60, come abbiamo detto, vengono smembrati questi quartieri popolari. In questo caso viene realizzata un'arteria molto importante, che era un'autostrada sopraelevata, la A40, che doveva collegare tutti e due i lati est e ovest del nord di Londra. Diciamo, rispetto a rispetto alla costruzione di questa autostrada all'interno di un quartiere popolare già sovraffollato, già che soffriva di conflitti sociali, è stata la miccia che ha fatto esplodere, insomma, questo grande movimento di comunità. Quindi, parliamo prima di un community workshop, quindi di una progettualità locale realizzata proprio per pensare quali dovevano essere i servizi che dovevano essere garantiti all'interno di questa città. Quindi nasce come movimento di protesta, però insomma, siccome questa protesta non funzionava e comunque i funzionari del comune e del Ministero dei Trasporti non ascoltavano la proposta, hanno deciso di iniziare a lavorare per conto loro, prima nell'informalità, prima realizzando sotto l'autostrada sopraelevata un parco giochi per i bambini, proprio perché era quello che mancava all'interno di un quartiere sovraffollato. Possiamo vedere anche con materiali di scarto, di risulta, delle impalcature utilizzate per il cantiere. Hanno iniziato a lavorare anche loro per una decina d'anni, durante gli anni 70, con le scuole, quindi raccogliendo dei questionari spesso non compilati, riguardanti appunto quali erano le possibili configurazioni dello spazio sotto l'autostrada sopraelevata, che fino ad allora era impensabile, però diciamo, nell'ottica di innovare, di trovare una soluzione ai problemi del quartiere, era l'unico spazio possibile, nonostante appunto era uno spazio non proprio salutare, non proprio sicuro, però quando c'è un bisogno forte, appunto la comunità si autorganizza e cerca comunque in ogni caso, in ogni modo, lo spazio adatto. Anche loro, dopo anni di consultazioni andate male, dopo pochi fondi e poche autorizzazioni date dal Borough di Kensington e dal Greater London Council, durante gli anni 80 riescono ad avere appunto la concessione dello spazio da parte del Ministero a 99 anni, quindi una forma quasi di proprietà dello spazio, e riescono ad avere un grande prestito da parte del Greater London Council, che gli ha permesso, appunto, dopo 15 anni quasi di attività, di realizzare una serie di infrastrutture legate allo sport, che era proprio quello che mancava 20 anni prima, durante la costruzione dell'autostrada sopraelevata, e adesso attualmente è uno dei centri sportivi più importanti di Londra. Sono riusciti a creare poi partnership anche con lo Sport England, che è praticamente il CONI, il nostro CONI, e col National Lottery Fund, che è praticamente la Sisal inglese, che li paga una percentuale delle scommesse che vengono effettuate nel campo sportivo.
E loro hanno realizzato delle attrezzature importantissime. C'è il mercato di Portobello, che è un mercato adesso famosissimo, a cui si ispirano molti altri mercati di tutta Europa. Hanno realizzato una parete d'arrampicata, che è una delle pareti più importanti della Gran Bretagna. Vengono persone da tutto il mondo anche per provare appunto la sensazione di arrampicarsi sotto un'autostrada sopraelevata, che è abbastanza bello. E poi ci sono campi di basket, skate park, ciclofficine. Spazi per l'associazione, spazi per corsi di formazione, e attualmente addirittura la Westway Development Trust finanzia nuovi progetti che si possono sviluppare all'interno dei loro spazi. Quindi appunto, da impresa di comunità fino a anche incubatore di attività di associazioni, gruppi informali, anche gruppi etnici, perché poi il quartiere è tuttora abitato da numerosi gruppi etnici diversi. Legati appunto alla cultura, alla formazione, anche al lavoro con i minori, ed è diventato appunto un esempio nazionale ed internazionale. E, quindi, diciamo, da un punto di vista di rigenerazione urbana, fondamentalmente, diciamo che la capacità che hanno avuto queste imprese di comunità nell'attività con il quartiere è stato quello di costruire capacità. Quindi di resistere nel corso degli anni, insomma, alle diffidenze iniziali nel rapporto con il quartiere, nel rapporto anche con le istituzioni, e realizzare una rete di conoscenze, di competenze e soprattutto di consapevolezza da parte di una comunità di poter fare qualcosa di veramente importante. Tutto ciò è possibile soltanto in anni di lavoro, in tanta pazienza da parte di quelli che erano, di quelli che sono stati portavoce di queste organizzazioni, e soprattutto nel trovare il momento utile e il giusto bando, insomma, la giusta occasione per saldare il proprio asset, quindi per saldare la propria posizione all'interno degli spazi che magari sono stati acquisiti all'inizio in maniera informale, ma che poi possono diventare degli spazi veramente gestiti e posseduti dalle comunità, e si sono creati come se fosse un credito, una reputazione importante e insostituibile all'interno delle comunità. E questo è stato veramente il valore aggiunto da parte di queste organizzazioni. E grazie a queste capacità le imprese di comunità hanno assolutamente la garanzia di riuscire veramente ad analizzare quali sono i bisogni di una comunità. Ciò che non è riuscito a fare spesso lo Stato o le amministrazioni locali. Quindi riuscire a essere una vera cerniera tra le comunità e quelli che possono essere i bisogni e i servizi che queste comunità hanno bisogno. E poi soprattutto si pongono come mediatori perché garantiscono spazi e competenze giuste per mediare tra i diversi interessi locali e riescono a monitorare e a valutare realmente i risultati. Perché se poi realizzo una ciclofficina mentre nessuno ha voglia di venire ad andare in bici, posso convertire immediatamente la mia attività perché sono organizzazioni molto flessibili e quindi diciamo hanno un valore aggiunto da un punto di vista urbano. L'unica cosa è che appunto in Inghilterra, questa è una piccola critica, nel senso che va bene la nascita di queste organizzazioni, però insomma queste organizzazioni si sono comunque sviluppate in uno stretto rapporto con lo Stato, nel senso che se non ci fossero stati comunque finanziamenti e la presenza dello Stato per garantire delle regole, per garantire insomma un minimo di dialogo, queste organizzazioni non si sarebbero mai formate. Questo per dire che la presenza dello Stato è fondamentale per garantire quelli che sono comunque le necessità base di una comunità, nel senso che poi il pericolo è quello di pensare di affidare tutto alle imprese di comunità e di abbandonare lo Stato, ma questo è un pensiero che appunto non è efficace rispetto allo sviluppo delle imprese di comunità. Quindi lo Stato deve essere presente ed è il primo interlocutore per la creazione di questi tipi di organizzazioni. Questo per dire che adesso in Inghilterra in realtà c'è un governo neoliberale che vuole appunto, sta facendo tantissimi tagli al settore statale, appunto mettendo davanti come standard la questione della creazione della società sempre più autonoma. Questo è vero, ma fino a un certo punto. Adesso, insomma, andando avanti su quelle che invece sono le esperienze italiane,
Diciamo che fondamentalmente le imprese di comunità in Italia sono divise da un punto di vista statuario in tre tipi di esperienze. Sono le cooperative di comunità, che sono state create in un quadro di lavoro di Legacoop, e che attualmente la Regione Puglia ha realizzato la prima legge italiana sul tema, che però è assolutamente un tema nascente, nel senso che di casi studio di LegaCoop sono 10, massimo 10 imprese, ed è appunto un processo che è appena iniziato. Diciamo, dividendo in tre fasi, le cooperative di comunità nascono con la missione appunto dello sviluppo sostenibile di una comunità, quindi è un'idea mutualista, ossia i soci della comunità, della cooperativa lavorano per uno sviluppo appunto più possibile orizzontale tra loro e la comunità in cui vivono. Hanno un percorso molto istituzionale, nel senso che è un'impresa, una tradizionale impresa cooperativa, che appunto acquisisce spazi secondo le caratteristiche regole del diritto privato, italiano, e gestisce insomma le proprie attività come un sistema produttivo tradizionale. Poi vi sono le imprese sociali, che sono definite per legge appunto come l'evoluzione della cooperativa sociale, quindi il passaggio da un'ottica di sussidiarietà dallo Stato, quindi lavoro per garantire dei servizi insomma, in credito allo Stato, per passare appunto a un discorso di creazione diciamo, da quel sistema alla creazione diciamo, di profitti sempre reinvestiti nel sociale, però che garantiscono un'attività di commerciale di tipo autonomo. Appunto, ed è molto importante nell'impresa sociale il lavoro come network. Spesso si configurano come dei consorzi tra anche partner pubblici, privati, associazioni, e il loro obiettivo è quello di innovare quelli che sono stati i classici servizi di welfare garantiti appunto in stretto rapporto con lo Stato. E poi vi sono i commons, che è questo nuovo tema dei beni comuni urbani, che è molto affrontato adesso dalle amministrazioni comunali, poi vedremo il perché, è quello di appunto mantenere la fruibilità di beni collettivi, secondo un articolo della Costituzione italiana, che è l'articolo 114 appunto della sussidiarietà orizzontale tra cittadini e Stato nella gestione della cosa pubblica. E spesso si configurano come processi spontanei di appropriazione, che però appunto adesso si stanno trovando formule di legittimazione dell'utilizzo di questi spazi, e l'obiettivo non è quello di creare business, ma è quello semplice di creare delle regole condivise per l'utilizzo di questi beni comuni secondo pratiche il più possibile inclusive di qualsiasi membro della popolazione. Come cooperative di comunità abbiamo un esempio molto interessante in questa regione. È che la cooperativa di comunità, la comunità cooperativa di Melpignano, che appunto è stata creata qualche anno fa nella città di Melpignano, che è una cittadina attaccata a Lecce praticamente, e loro sono riusciti a costituire un sistema di fotovoltaico, di energia, appunto, di energia solare, con 183 soci, che sono 183 famiglie di Melpignano che sfruttano e utilizzano il loro tetto per un sistema di fotovoltaico comune, a quasi, diciamo, sono 183 famiglie su 5.000 abitanti, diciamo, per una buona parte della città, e riescono a produrre energia per loro, la rivendono nel sistema energetico nazionale, e hanno anche dei profitti dati anche dal conto energia, che reinvestono all'interno della comunità stessa. Hanno avuto diverse idee, hanno investito una parte in buoni per l'acquisto di libri, un'altra parte vogliono creare una mensa per l'asilo, un'altra parte vogliono fare un servizio di scuola, bus, insomma le idee sono tante. Adesso sono quasi 2 anni di attività e loro hanno realizzato dei profitti che hanno anche reinvestito in un altro progetto, che è stato quello delle case dell'acqua, che sono appunto delle case dell'acqua, degli erogatori di acqua, dei dispenser di acqua per le comunità, e che garantiscono un'acqua, diciamo, di qualità superiore rispetto a quella normalmente erogata dall'acquedotto, anche frizzante, a dei prezzi bassissimi, quindi accessibili assolutamente a tutti. E adesso hanno anche, diciamo, voglia di
continuare a confrontarsi e allargare le loro attività per passare anche magari ad attività più legate proprio al coinvolgimento delle comunità, però rappresentano un esempio nazionale di riferimento di come appunto il sistema cooperativo, che è un sistema abbastanza tradizionale, può svolgere attività di sviluppo di comunità. Un'altra, diciamo, per imprese sociali si parla appunto di una, per definizione di legge, c'è cioè la legge 152 del 2006, che appunto è stato un po' il passaggio successivo delle cooperative sociali a discorsi più legati insomma all'innovazione e al fare impresa con i servizi di welfare. Qui c'è un rapporto del 2012. Poi per chi lo volesse vedere su come funzionano queste imprese sociali, insomma, perché realizzarle, quali sono gli aspetti positivi e negativi di questo tipo di imprese. Fondamentalmente non è stato un grande successo. Diciamo per imprese sociali, secondo me, più che parlare della definizione di legge, sarebbe più interessante parlare di quelle che sono le imprese sociali di fatto, poi, ossia consorzi o imprese che riescono a garantire servizi di welfare alla comunità, quindi servizi di formazione, servizi di culturali e di, insomma, di soddisfacimento dei bisogni di una comunità locale. E un'esperienza, secondo me, molto importante da questo punto di vista è stata realizzata all'interno del programma Bollenti Spiriti con diciamo, il piano per i laboratori urbani. E naturalmente con le dovute eccezioni, nel senso c'è qualcosa che ha funzionato più, qualcosa che ha funzionato meno, però se nella cittadina di San Vito dei Normanni vi è un'impresa di comunità, un'impresa sociale di comunità molto interessante che è l'ex FADDA, che in un percorso di adesso sono quasi 5-6 anni che lavorano, sono riusciti a recuperare un ex stabilimento enologico e all'interno di questo stabilimento tramite appunto diverse, diciamo, caratteristiche di partnership a partire dai finanziamenti anche dei laboratori urbani, a processi di autocostruzione, a una serie di attività commerciali che sono riusciti a realizzare al loro interno, sempre con fini sociali e con fini di coinvolgimento delle comunità, attualmente rappresentano un esempio interessantissimo di come appunto il recupero di un vecchio spazio può garantire a una comunità dei servizi che nello Stato né il settore privato avrebbero potuto mai garantire. Ed è anche questo un esempio che in Puglia che è studiato a livello nazionale come uno degli esempi virtuosi più interessanti di come fare impresa di comunità in Italia. Invece il tema dei beni comuni è un altro tema molto interessante che sta prendendo piede sempre in Italia, che è partito da delle ricerche effettuate dal Laboratorio per la Sussidiarietà, che è un laboratorio nazionale con sede a Roma, che appunto prendendo spunto dall'articolo 114 della Costituzione appunto la sussidiarietà orizzontale nella gestione dei beni pubblici, quindi come non solo appunto responsabilità privata o pubblica, ma anche come della cittadinanza intesa come società civile. A partire da questo discorso è stato realizzato un regolamento, che è quello il regolamento per i beni comuni, per la gestione dei beni comuni urbani, che appunto è stato approvato da diverse amministrazioni, a partire da Bologna, attualmente per dire in discussione anche in alcuni comuni come Bari, si parlava anche di Taranto, però adesso non so. E praticamente sono formule di legittimazione di utilizzo di alcuni spazi di gestione di proprietà pubblica da parte di associazioni o gruppi informali o formali della comunità. Diciamo che su questo principio sono nate alcune realtà. Questa a Milano, è un orto urbano che è stato realizzato nel quartiere Isola e si chiama Isola Pepe Verde. Diciamo che non ha proprio un legame con la creazione di impresa, però può essere un primo step per garantire a delle imprese di comunità di possedere un asset fisico e di legittimare la presenza su un asset fisico, specialmente quando questo è di proprietà pubblica. Siccome attualmente, diciamo, con la riduzione dei servizi pubblici e con la riduzione in generale della spesa pubblica, si stanno liberando delle potenzialità su degli asset pubblici molto importanti e di pari passo l'auto-organizzazione delle comunità ha bisogno di nuovi spazi per appunto poter installare le proprie attività. Questo regolamento sembra l'inizio di un discorso che può portare appunto allo sviluppo di molte imprese di comunità.
Diciamo che per gli operatori qui presenti, che appunto hanno questa intenzione, questi obiettivi, vi dico che può essere molto importante seguire alcuni sviluppi anche nazionali, in particolare la riforma del terzo settore che è all'interno del decreto Sblocca Italia del governo Renzi. E quindi il rapporto sia si parla di liberare un po' le associazioni e le imprese sociali da alcuni vincoli di tipo fiscale e appunto potenziare la loro capacità economica sui territori, e allo stesso tempo all'interno del decreto Sblocca Italia si parla di questo, diciamo, di fare pressione per velocizzare le procedure di concessione di spazi pubblici, di spazi, aree pubbliche dismesse, contenitori, chiamiamoli come volete, ad associazioni al terzo settore, a appunto realtà no profit che operano all'interno delle città. Quindi questo è assolutamente da seguire. E poi naturalmente su questi discorsi si sta generando un mondo di competenze e di attori che vogliono lavorare su questo tema, sia da un punto di vista privato, dal lato appunto che potete vedere da questo lato qui, ci sono numerosi bandi privati che stanno finanziando progetti di questo genere. Naturalmente questi sono molto competitivi, nel senso che sono basati sul principio no, dell'idea più innovativa, quasi di start-up, però insomma rappresentano comunque la nascita di un dibattito intorno a questo tema. E appunto sono il bando che fare, alcuni bandi proposti in cofinanziamento con la Banca Etica, la Banca Prossima per l'impresa sociale e la comunità, il bando Terzo Valore, il bando Edison Start. E da un altro punto di vista, sempre su questo tema, alcune politiche pubbliche, specialmente locali, quindi parliamo della Regione Puglia, si stanno muovendo in questo senso e spesso vengono, diciamo, premiate anche in questo senso. Basta pensare al bando Laboratori Urbani Mettici le Mani, che è appunto una ridiscussione del vecchio bando Laboratori Urbani per inserire all'interno della partnership sui laboratori urbani nuove realtà che vogliono possedere, appunto vogliono recuperare nuovi spazi su questi temi qua. Poi c'è Puglia Capitale Sociale, che ha un budget più basso, però comunque molto interessante. Appunto il tema della premialità di associazioni che lavorano sui territori e vogliono, diciamo, innovare le forme di servizi di welfare in senso più imprenditoriale e più dinamico. E poi naturalmente anche il lavorare con l'assessorato alla qualità del territorio e con i progetti di rigenerazione urbana che in diverse realtà hanno, diciamo, hanno mirato diciamo, al coinvolgimento delle associazioni come attori principali all'interno delle città. È tutto, qua c'è una bibliografia di riferimento, vi ringrazio per l'attenzione, spero di non essere stato noioso né pesante. Adesso non so cosa fare, Melita, io direi facciamo una pausa. Magari riprendiamo dopo, non so, io sinceramente continuerei chiacchierando, magari sono disponibili anche dei libri, delle pubblicazioni, qua se mi interessa dare un'occhiata, o insomma possiamo anche parlare liberamente o fare una piccola esercitazione. Insomma, adesso è importante, facciamo una pausa prima. Va bene? Sì, se qualcuno vuole. Prova. Ci sono domande? Dai, curiosità, non so, discussione in merito al tema. Secondo voi quali sono i punti di debolezza rispetto a questo tema insomma, per gli operatori in Italia? Ce ne sono? Quali sono? Ne parliamo? No?
Dai, tu che hai il microfono in mano. E mi siedo. Effettivamente, bene, funziona o non funziona? Okay. Non mi è chiarissimo, quando parlavi di imprese di comunità inglesi, insomma, okay. Non mi è chiara bene la distinzione, cioè sembrano tante variegate, ma non è proprio chiarissimo qual è la differenza. Ok, adesso ti spiego bene. Tratti caratteristici, insomma, delle cose. Allora, innanzitutto nel sistema inglese si dividono la formula di proprietà dalla formula di gestione. Questo è un tema anche un po' italiano, nel senso chi è proprietario e di cosa, e come all'interno di determinate proprietà regolamentate secondo determinate regole funzionano le attività. In Inghilterra fondamentalmente viene diviso questo aspetto. Le formule di proprietà funzionano secondo trust, che è una formula della common law inglese, sì, common law, che praticamente è un fondo che in questo caso, che poi associazioni o cooperative gestiscono e operano. Questo fondo è un banale, cioè non saprei come definirlo in Italia, è come un fondo di investimento, diciamo un fondo comune, quindi c'è questo Community Development Trust che è partecipato, nel senso il ministero o il comune dà uno spazio e questo spazio è gestito da questo fondo. Okay, quindi sono fondi pubblici? Non pubblici, cioè nel senso non è bene definibile, sono dei fondi comuni che possono essere partecipati da più attori, privati o pubblici che siano. Come una fondazione, diciamo, la cosa più simile in Italia è una fondazione. Ci sono degli esempi di fondazione di comunità in cui vengono legati degli asset. In italiano la definizione è il cespite, quindi delle risorse che patrimoniali, che possono essere immobiliari, anche delle risorse finanziarie, all'interno di questo trust. E poi il patrimonio di questo trust può essere gestito da organizzazioni che in Inghilterra sono di diverso genere, adesso potrei spiegarti, ci sono le community interest company, che sono delle formule gestionali di tipo no profit, c'è un consiglio di amministrazione all'interno di queste che può essere governato in formula o elettiva o appunto può essere composto da tutti i rappresentanti che fanno parte del fondo di investimento comune, che sarebbe il trust. E quindi o in questa maniera qua, oppure sono delle charities, che sarebbero proprio delle organizzazioni no profit in senso generale. Comunque la cosa è che poi queste organizzazioni, come gestiscono il fondo, vengono sorvegliate da delle autorità di riferimento che garantiscono il fatto che vengano realizzati, appunto, che i profitti realizzati non vengono redistribuiti tra insomma i soci o gli appartenenti. Poi anche le formule di appartenenza sono diverse, ma vengono reinvestiti per l'obiettivo dell'impresa, che è quello dello sviluppo per le comunità o del in generale dei territori o dell'obiettivo generale dell'impresa. E in Italia fondamentalmente le formule di gestione sono, appunto, per quanto riguarda il sistema cooperativo, spesso sono proprietà della cooperativa, che nel caso di Melpignano ha un accordo, per dire, di 20 anni di utilizzo dei terrazzi delle persone, dei soci della cooperativa, che garantiscono appunto l'uso esclusivo alla cooperativa per 20 anni, e la cooperativa appunto ha questo uso e ha le sue attività su questi terrazzi. O nel caso, per dire, dell'impresa sociale, o appunto sono proprietari l'impresa sociale stessa, oppure può avere appunto concessioni pubbliche dello spazio. Nel caso che abbiamo visto degli orti urbani,
cioè il Comune di Milano ha realizzato questo regolamento per cui viene dato in concessione l'orto ad associazioni che praticamente con l'escabotage che queste associazioni devono manutenerlo, e quindi in base al fatto che loro possono e devono manutenere quegli spazi, loro lì all'interno di quelle attività poi di fatto operano. Questo diciamo è un po' il quadro. L'aspetto proprietario è proprio un aspetto importante nello sviluppo delle imprese di comunità, perché poi avere una proprietà o comunque avere un asset ti permette di poter investire tempo e altre risorse per realizzare, insomma, e sviluppare attività all'interno. Volevo portare una testimonianza rispetto a quello di cui hai parlato, quindi delle realtà sociali. Io lavoro per una cooperativa sociale che opera qui su Bari, sia su questo quartiere sia in altri quartieri di Bari. Una cooperativa sociale che negli ultimi anni, una cooperativa sociale no profit, che negli ultimi anni però si sta per forza di cose trasformando in impresa sociale, cioè in una realtà che deve produrre fatture rivolte al comune, rivolte alle istituzioni, per poter continuare a sopravvivere e mantenere i propri servizi. Ora, dov'è il problema? Che in questa realtà le istituzioni, almeno su Bari, poi nelle altre realtà non si saprei dire, fanno già estrema fatica a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, cioè far mangiare per esempio i senza fissa dimora. Noi ci occupiamo di senza fissa dimora in generale. Già soddisfare questa richiesta viene fatta con tagli, restrizioni, dove si va a tagliare poi sul personale, per esempio. Quindi ci troviamo attualmente in una realtà dove, quando si fa riferimento alle istituzioni, a malapena si riesce a soddisfare il bisogno primario, e una volta fatto si pensa che così si è aiutata la persona. L'hai fatto mangiare, l'hai fatto dormire, l'hai fatto lavare, hai aiutato una persona. Tutto quello di cui hai parlato tu, cioè del sociale che potrebbe servire per far crescere una persona o aiutare una persona a integrarsi di nuovo dopo una condizione estrema o meno, non viene neanche minimamente calcolato. Noi facevamo segretariato sociale fino a 3 anni fa, ora non ce lo possiamo più permettere perché è stato un taglio fatto sui bandi comunali. Quindi io sono uno, per esempio, che da questa realtà sociale spera di andare via il prima possibile, perché si arriva quasi a diventare noi gli utenti, noi che ci lavoriamo nella realtà sociale, e questa cosa ti fa cadere una serie di motivazioni per andare avanti, perché siamo vicini appunto al fatto che forse dovrei rivolgermi io a breve a una mensa per cui io lavoro, perché non riesco a lavorare. La realtà delle istituzioni a Bari è parecchio tragica, quindi un po' la mia testimonianza è negativa, lo capisco, però sono anni che si va avanti affrontando le emergenze. Arriva il caldo, l'emergenza caldo, arriva il freddo, l'emergenza freddo, ma ha anni che si parla sempre solo di, non di interventi strutturati. Quando richiedi interventi strutturati perché sai che andrà a finire così ad agosto, la risposta è che non ci sono fondi per poter effettuare interventi. Quindi il territorio offre veramente, cioè le istituzioni presenti sul territorio, quando si pensa di poter chiedere un supporto a loro, sono spesso assenti perché, sovrastati dai già altri pagamenti, considerano tutto il resto come una cosa molto secondaria, da impossibile da affrontare o da proporre. Noi abbiamo proposto un orto vicino a una struttura sotto una sopraelevata in Corso Italia. Cioè, se avevamo fatto un progetto, loro ci dovevano semplicemente dare i permessi, neanche i soldi per realizzarlo, è morto là la cosa, e non è stato riqualificato assolutamente niente di quel punto. Si voleva fare un orto e praticamente di fronte a un centro diurno, una mensa,
per colorare questo cavalcavia, che è una cosa abbastanza strana. Però la riqualificazione del territorio non è stata presa in considerazione da nessuno in questi anni. Diciamo che il tema che stai sollevando tu è il fatto di sincronizzare un po' quella che è l'attività di una cooperativa sociale con quelli che possono essere i fondi e l'intervento delle istituzioni, anche minimo. Sì, andare oltre a fornire un pasto. Con la vecchia amministrazione voi avete fatto questa richiesta o con la nuova? Con la nuova amministrazione. Con la nuova amministrazione. E diciamo che questo è un tema un po' generale, nel senso... potrei darti una serie di risposte e dirti una risposta semplice che mi viene da dirti è di aspettare che appunto arrivino nuovi strumenti per poter agire, cioè, nel senso la riforma nazionale o il regolamento sui beni comuni urbani. Però un'altra risposta che potrei darti è il fatto di... cioè c'è un tema lavoro, nel senso di dirti inizi a lavorare... comunque, anche senza autorizzazione, cioè ci sono delle realtà, per dire, mi viene in mente l'Isola Pepe Verde che c'è a Milano al quartiere Isola. Loro hanno iniziato a lavorare in un vecchio deposito di materiali edili che è vicino al quartiere Isola, lì vicino è dove hanno fatto il progetto di Milano Porta Garibaldi, che non so se per chi è stato a Milano, sono tutti quei grattacieli che hanno realizzato vicino alla stazione di Garibaldi a Milano, ed era un comitato cittadino che appunto appartenente a quei gruppi che si volevano opporre a questo mega progetto di speculazione immobiliare che c'è stato a Milano, come giustamente, perché non risponde, è calato dall'alto e non ha risposto in nessun modo alle esigenze locali. E loro, prima di avere l'autorizzazione del comune, hanno comunque iniziato, nel senso c'era questo spazio abbandonato, sono entrati, hanno iniziato a fare delle piccole cose, naturalmente tutto al limite della legalità, e poi continuando a lavorare imperterriti hanno realizzato poi questo accordo assolutamente innovativo, non esisteva neanche lo strumento. Se l'è inventato il Comune di Milano con una forte volontà politica, naturalmente, di quel genere, anche per compensare un po' quello che c'era stato nel quartiere, che era questo progetto, forte progetto di speculazione immobiliare. Allora, diciamo, è stato apprezzato il valore del lavoro di queste associazioni, assolutamente volontario, senza finanziamenti di nessun genere, se non della voglia appunto di proporre un modo diverso di utilizzo degli spazi secondo il principio dei beni comuni, quindi di un orto in cui non c'è bassa soglia di accesso, tutti possono lavorare, entrare e fare attività. Quindi se la risposta facile era aspetta la riforma del terzo settore, aspetta che si creino gli strumenti, la risposta difficile è iniziate a lavorare comunque. Cioè come mi viene ad esempio il lavoro che stanno facendo insomma altre persone che sono qui presenti, delle officine tarantine, che nonostante naturalmente non hanno avuto nessuna autorizzazione di utilizzo di alcuni spazi, la forte volontà di garantire l'accesso a dei beni comuni, a delle istanze che non sono accettate da un punto di vista di amministrazione locale o non sono percepite come importanti, hanno portato avanti un processo che secondo me sarebbe interessante, possono raccontare in qualche minuto se ne hanno voglia. Facci un racconto, cioè proprio anche un po' cronologico, di come sono andate le cose, anche delle difficoltà, di quello che siete riusciti a realizzare fino adesso. Secondo me può essere una bella risposta rispetto a questo tema. Cioè, che cosa siete? Un gruppo informale? Cioè... Sì, Officine Tarantine è un gruppo informale che nasce praticamente da un lavoro fatto da un altro gruppo di ragazzi, che è praticamente Ammazza che Piazza, che è un gruppo che da diversi anni all'interno della città in maniera informale porta avanti alcune tematiche che sono la mancanza di spazi, la riqualificazione delle aree verdi, problemi che comunque la città vive, cioè noi viviamo in una delle città più inquinate d'Europa, nella più tranquilla normalità e nell'assoluta dimenticanza di tutta la politica nazionale e locale.
e quindi cioè, si portano avanti, no? Si sono portate negli anni avanti alcune tematiche che poi hanno attivato diversi percorsi, hanno dato insomma, vita a diversi gruppi, alla volontà, cioè proprio la volontà pratica a una città di rinascere, no? Di riportarsi insomma, al centro dell'attenzione, no? A riprendersi insomma, la città, le proprie cose, perché comunque la città è insomma, il posto in cui vivi, è la continuazione di casa tua, quindi cioè, praticamente è tua. E quindi niente, poi da Mazzaghe Piazza è nato dopo 2 anni e mezzo questa idea delle officine tarantine, che è praticamente è situato all'interno dei baraccamenti Cattolica, che è un'ex area militare dismessa da quasi una ventina d'anni e insomma regalata all'abbandono senza, cioè, senza nessuna motivazione. E praticamente il progetto di Officine Tarantine è quello di creare dei laboratori all'interno di questa struttura, che è una struttura di più o meno 16.000 metri quadri, e che questi laboratori insomma, possano offrire un punto di inizio, no, a una città per provare a immaginare qualcosa di diverso tra 10-20 anni. È un processo che comunque è iniziato con forte volontà da parte di tutti i ragazzi e di altri gruppi che da anni si impegnano nel sociale, nel vero lavoro sociale, al contrario magari delle 200 associazioni che ci sono nella nostra città, che attualmente non portano avanti nessun discorso di cambiamento, quindi è solamente un fare associazione fine a se stessa, cioè associarsi magari con associazioni che portano 2-3 persone giusto per... Cioè, per sopravvivere. Insomma. Per sopravvivere e muovere poi i soldi che in realtà non si sa dove vanno a finire, ce ne sono diversi all'interno della nostra città. E quindi cioè, è un gruppo comunque nato perché ci sono diverse esigenze, c'è cioè una vera voglia di cambiare anche un minimo, cioè proprio la cultura cittadina, cioè, quindi tornare ad amare proprio la propria città, tornare a riscoprire, no? Una città che comunque ha tantissime potenzialità, cioè dall'archeologia a comunque un territorio che cioè, bene o male, anche se è stato sfruttato e inquinato per 50 anni, è comunque un bellissimo territorio, no? Quindi cercare di rimettere in moto un qualcosa che si è fermato diversi anni fa. E Officina Tarantina appunto nasce con la volontà di questi ragazzi di mettersi in gioco per cambiare la propria città. È stata richiesta al comune, prima di entrare insomma, nei baraccamenti Cattolica, una struttura. E a distanza di qualche mese insomma, il comune non ha dato nessuna risposta e quindi si è deciso di entrare appunto in questi baraccamenti che si trovano al centro della città e sono praticamente abbandonati da 20 anni, come dicevo prima. E quindi niente, ci siamo riappropriati di questa struttura senza nessuna autorizzazione, proprio perché comunque c'era questa forte volontà di fare qualcosa, e abbiamo attivato questi laboratori che vanno dalla ciclofficina alla mensa popolare, alla palestra, a attività tipo la sartoria, poi all'interno c'è un teatro di più o meno 500-600 posti penso, e che comunque stiamo cercando di mettere in moto pian piano con tante difficoltà, perché ovviamente in una città dove manca anche magari l'università non hai tanti appoggi, non puoi magari arrivare a tantissime cose, no? Abbiamo dei problemi anche con l'università, perché appunto è un'università legata all'università di Bari, le docenze ci sono e non ci sono, cioè ci sono tantissimi problemi anche a livello universitario, i progetti escono e non escono, o magari quelli che escono poi non si sa dove vanno a finire, e niente, quindi appunto l'intento è quello di cercare di coinvolgere quanto più la cittadinanza, il vicinato, insomma a capire quelle che sono le intenzioni di noi ragazzi e a mostrare insomma questi progetti che sono, anche se magari un po' miseri come progetti, comunque sono umili e sono sicuro che porteranno qualcosa, sicuramente. Beh, miseri non direi, visto che adesso io posso parlare perché... Sono definiti così. No, mi piace, no, nel senso è giusto che voi li definiate così, perché denota grande umiltà, però io posso dire da testimone esterno, anche Michele e gli altri ragazzi dell'associazione, insomma il protagonismo che questi ragazzi si stanno cercando di ritagliare in uno spazio che qualsiasi impresa privata o anche cooperativa insomma tradizionale gli farebbe venire i capelli bianchi, no?
dalla quantità di lavoro richiesto per mantenerlo, dalla quantità di energie per tenerlo attivo, insomma, è proprio questo, secondo me, è un principio di impresa sociale che è proprio il più genuino possibile, cioè che parte proprio da istanze territoriali che non sono solo un'ottica di servizio, cioè nel senso i ragazzi delle officine tarantine non vogliono solo dare un servizio alla comunità locale di Taranto, ma vogliono sviluppare nuove opportunità e opportunità alternative a quelli che sono stati i modelli di sviluppo di una città. Modelli di sviluppo che sì, hanno portato redditi, ma hanno portato, ed è evidente, problematiche anche di cultura, no? Nella concezione del lavoro, perché magari tu sei costretto, no? ad andare a lavorare in fabbrica anche perché all'interno della città ci sono magari attività che hanno lavoratori a nero, cioè è proprio un non so come spiegartelo, è come un legame, no? Tra chi dovrebbe controllare e chi magari può dare la possibilità reale di cambiamento lavorativo alla città, no? Magari tu che hai un'attività potresti assumere, ti faccio un esempio, no? Il tuo dipendente, ma anche part time, giusto per dargli una piccola situazione, invece non lo fai. Cioè, il lavoro a nero nella nostra città ricopre il 70% delle attività praticamente. Ci sono 70.000 disoccupati all'interno di una città dove comunque già ci sono diversi problemi, una città di 190.000 persone con 70.000 disoccupati significa che un quarto della popolazione, anzi quasi la metà, cioè, non lavora. Quindi è un grosso problema. Cioè, ci sono tante cose che comunque spingono poi ad andare verso l'industria, no? Perché magari un po' la rabbia della gente che ti porta, no, a dire perché io devo andare a lavorare o a ingrossare magari il sedere di qualcun altro per fargli costruire una casa, quando invece vado a lavorare per una ditta nelle varie industrie che ci sono a Taranto e comunque mi porto i soldi miei a casa. Cioè, tanto comunque tramite l'amico, tramite lo zio, perché comunque sono attività che vanno avanti così, no? Sono assunzioni che vanno avanti così. Ma poi basta fare anche un ragionamento territoriale, cioè nel senso la presenza dell'industria a Taranto è così ingombrante, nel senso occupa quasi il doppio della città. Della città quasi, sì. E quindi cioè, per chi cresce a Taranto, vive a Taranto, ce l'ha sempre lì, no? Sì, sì. Sempre nel raggio visivo questa opportunità che è lì e che no, sembra segnare l'ultima spiaggia, segnare il destino. Però naturalmente i ragazzi delle officine si sono portati avanti con il lavoro, non hanno insomma aspettato, diciamo il loro essere proprio innovativi non li ha fatti aspettare di ottenere tutto ciò che era necessario per insomma avviare, diciamo, canonicamente le loro attività, ma si sono auto-organizzati e lo stanno facendo nella maniera più inclusiva possibile, perché poi sono spazi accessibili a tutti. Secondo me cioè, rappresentano proprio il vero concetto di quello che è un'impresa, cioè impresa alla radice della parola, proprio intrapresa sociale, cioè nel senso intraprendere un percorso al di là di qualsiasi regola, in senso regola non in senso diciamo legale e illegale, proprio regola in senso di procedimento, di procedure, nel senso che spesso vanno a bloccare la vera ondata di innovazione in un territorio. Niente, io poi volevo aggiungere che comunque la maggior parte dei lavoratori che sono stati creati fisicamente sono stati creati appunto con l'aiuto proprio della gente coinvolta, no? Quindi magari del vicinato, della popolazione stessa che ha donato attrezzi per la palestra, c'è la cicloofficina che è stata allestita praticamente da il padre di un ragazzo che ha una piccola officina meccanica, cioè comunque tutto quello che si trova all'interno di officine è un lavoro fatto anche di coinvolgimento, no? con la cittadinanza appunto e il quartiere. E di cultura anche ambientale, perché anche il tema del riciclo è anche un tema che insomma se avete l'opportunità di visitare le cicloofficine, l'officina tarantine, è proprio imperante, certo. È proprio, si contrappone a quelli che sono stati un po'... Sì, noi poi a livello di cicloofficina, cioè ultimamente da qualche mese a questa parte abbiamo iniziato a collaborare con uno spaccio praticamente locale che ci mette da parte la maggior parte dei telai di biciclette che gli vengono consegnati e poi in blocco noi. Una piccola filiera di produzione, sì. Praticamente state creando. Sì, praticamente tutti gli abusivi, chiamiamoli così, uh-huh. Perché comunque
sempre per il solito discorso che non c'è mai una persona che si impegna magari a spiegare a queste persone che c'è la possibilità di farci delle attività, no? Magari anche portando appunto il ferro vecchio allo sfascio, per dire. Questa persona è riuscita a coinvolgere tutti questi tre ruote che praticamente viaggiano per la città tutte le notti, no? Alla ricerca degli scarti, del ferro, a spingerli a portarli magari tutti questi telai di bici che in un altro modo sarebbero stati riconsegnati ad un altro sfascio che poi li avrebbe rimandati all'inceneritore praticamente. Quindi c'è tutto un lavoro dietro che stiamo portando avanti in silenzio. Riuscirà poi, però. Bene. Di passi da ciclope, cioè che le realtà come dove io vivo lavorativamente parlando hanno bisogno di questo, cioè hanno bisogno di un proseguio, perché già affrontare come dire, soddisfare la prima richiesta lo riusciamo a fare a malapena, con grossa fatica. Andare oltre nell'inclusione sociale non riusciamo proprio a farlo. Quindi secondo me le realtà già esistenti, Officine Tarantine, loro, perché in realtà ci siamo sentiti, faranno questo corso anche due ragazzi che alloggiano in una nostra struttura, che è una bella opportunità per loro. Noi senza di loro non riuscivamo ad andare avanti, riuscivamo a garantire il pasto, il letto, la scuola, l'accompagnamento, oltre non si va. Quindi forse il proseguio di queste realtà tipo le nostre, che sono imprese sociali direttamente collegate con le istituzioni, deve essere questo, cioè mettersi in contatto, anche perché in maniera così diretta nasce una collaborazione immediata, in quanto i ragazzi che noi abbiamo nelle strutture non c'è un operatore che si dedichi a loro per fargli fare un'attività che potrebbe indirizzarli anche verso un ambito lavorativo, non è proprio contemplato. Invece per me offrire a due ragazzi in un centro di 8 posti letto la possibilità di poter fare un corso del genere mi è sembrata un'ottima idea, e loro l'hanno anche recepita con entusiasmo. Quindi pensare a un collegamento tra le realtà già esistenti che lavorano in maniera diretta con le istituzioni e queste altre realtà, perché offrono opportunità a noi che siamo bloccati, che non possiamo andare avanti oltre l'assistenzialismo puro, che poi diventa anche sterile in realtà. Sì. O limitato. Sì, perché i risultati sono pochi. Pochissimi. Vogliamo dire anche che non si poteva fare questo laboratorio sulle bici bambù se non c'era il CAPS, nel senso che l'aiuto è comunque reciproco, nel senso, cioè, mettersi insieme, ognuno ha qualcosa che può servire a un altro. La dima sulla quale costruiremo i telai, sia qua che a Lecce, la stiamo costruendo grazie all'aiuto del CAPS, che ci sta prestando forza e materiali. In realtà che sarebbe una risorsa per ambedue le realtà, appunto, per andare avanti in una maniera un po' più fruttuosa e ottenere dei risultati maggiori. Niente, poco da aggiungere, in quanto noi lavoriamo nell'ottica del fare rete, perché siamo convinti che, insomma, uno, perché siamo comunque una realtà relativamente giovane sul quartiere San Paolo, per cui la nostra idea era quella di cercare di coinvolgere quante più realtà possibile, anche perché appunto nell'ottica della collaborazione riteniamo che si possano ottenere tutti quanti maggiori risultati. Quindi anche per questo laboratorio abbiamo coinvolto tutte o quasi, per quello che comunque ci è stato possibile, le realtà presenti sul territorio. Appunto il CAPS ci ha aiutato per la Dima, poi insomma si parlerà anche in questi giorni di progettazione partecipata, per cui cercare anche il coinvolgimento delle realtà ci sembrava una cosa abbastanza dovuta da un lato, scontata dall'altro, perché appunto, ripeto, noi lavoriamo
e in quest'ottica e, insomma, crediamo molto nella rete, crediamo che il rafforzamento della stessa possa essere molto importante. Poi speriamo che comunque da queste collaborazioni possa nascere già appunto alcuni risultati, i primi piccoli risultati li stiamo ottenendo, ora vedremo anche con il laboratorio se riusciamo a coinvolgere non solo il network ma anche e soprattutto gli abitanti, tramite il network anche, no? Anche gli abitanti del San Paolo, cercare di coinvolgere in una maggiore attività e attivazione sul territorio. Niente, questo volevo dire. Poi siamo anche contenti, insomma, che sono venuti a trovarci dalle diverse realtà, insomma, diciamo che questa cosa, no, dell'essersi ritrovati denota molto positivamente un aspetto che è quello delle politiche pubbliche, di appunto magari non garantire l'erogazione di servizi da parte di associazioni locali, ma di almeno cercare di sostenere il network. Nel senso, già in questa stanza ci sono io, ci sei tu Michele, ci sono i ragazzi delle Officine Tarantine che appunto ci siamo conosciuti tramite uno strumento che è stata una politica pubblica, che è stato quello della Scuola dei Bollenti Spiriti, e poi adesso abbiamo opportunità di continuare a ragionare, a lavorare grazie a un altro strumento che è questo dei laboratori dal basso. Altri strumenti continueranno a essere prodotti, ma appunto che sono strumenti che non ti garantiscono la sopravvivenza, la sostenibilità da un punto di vista economico, però ti danno lo spunto, ti danno il là per costruire capacità, e secondo me questo è un aspetto molto importante che descrive un po' come si sta trasformando il ruolo delle politiche pubbliche in questo ambito, cioè, nel senso, non più da erogatore di risorse, per cui poi cooperative, imprese sociali, diciamo, hanno questo insomma rapporto sussidiario a delle risorse, no, ma diciamo il ruolo delle politiche pubbliche deve essere quello di favorire la formazione di capacità, di relazioni, per poi lasciare andare, diciamo, autonomamente al lavoro delle realtà locali. E questo è un tema molto, molto importante e molto interessante, che secondo me viene fuori da questa discussione. E poi un altro aspetto importante, però adesso in realtà farei una piccola esercitazione, secondo me, che continuiamo con la registrazione, che vi faccio un piccolo disegno. Questo è un po' il momento Steve Jobs, no? Il momento innovazione e disegni, che però secondo me può essere interessante proprio per ritornare al tema delle risorse, al tema del riuscire a fare le cose quando appunto sembra che in una realtà territoriale ci siano più problemi che altro e insomma di difficile soluzione. Allora, ecco qua, molto semplice. Però vi invito adesso a ripetere questa cosa, se avete dei foglietti e dei pennarelli magari ognuno di voi lo può fare. Sì, no, anche questo, cioè nel senso dovete disegnare questo che state vedendo. Ecco, magari vi distribuite questo. Ho il foglio e il post-it uguale. No, va bene, una cosa, un foglio e una penna. Dovete disegnare questo. Naturalmente tenetevi, cioè nel senso, disegnate questi 9 punti, e quello che dovete riuscire a fare, per cui ci diamo un po' di tempo, anche mezz'ora, poi vabbè, se vi arrendete prima me lo dite, è riuscire a unire tutti questi punti. Aspetta che lo devo ripassare. Tramite 4 segmenti. Cioè, nel senso, 4 segmenti che non possono essere curve, naturalmente, sono segmenti. Quindi con 4 segmenti si possono riunire questi 9 punti. Sono 9 punti in un piano.
quattro segmenti si possono unire tutti quanti. La soluzione c'è, vi invito a trovarla. Adesso vi lascio un po' di tempo per poter fare. Pausa. Riprendiamo con l'esercitazione. Allora, questa esercitazione è un problema, definito il problema dei 9 punti, The Problem of the 9 Dots, che è stato elaborato da un ricercatore di Palo Alto, dell'Università di Palo Alto in California, penso sia così, vabbè, comunque è assolutamente indifferente, chiamato Paul Wolfowitz, che nel 1974 ha realizzato questo saggio sul Research by Design, quindi della ricerca di soluzioni innovative nel campo della ricerca, che però secondo me è applicabile in generale al tema dell'innovazione, in particolar modo dell'innovazione sociale, su quindi formule alternative innovative di soluzioni ad alcuni problemi. Nessuno di voi ha trovato una soluzione, tolto lui, che però dobbiamo verificare se ha copiato o no, non lo sapremo mai. Però è assolutamente normale, adesso vi spiegherò il perché, adesso ti invito a te a venire a disegnare la soluzione. No, aspetta, però lo devi fare consecutivo. Sì, allora. Esatto. Eccoci qua. Vabbè, puoi anche arrivare fino alla fine. Ecco qua. Quattro segmenti che sono riusciti a riunire tutti e 9 i punti. Qual è il punto di questa ricerca? Il punto di questa ricerca è che, vabbè, magari qualcuno di voi ha idea. Vediamo, cerchiamo di farlo in formula partecipata. Secondo voi perché? Perché non avete trovato la soluzione? Cioè, qual è stato l'ostacolo? Andare fuori dallo schema. Cioè, il problema è che ognuno di voi si è concentrato a trovare la soluzione all'interno del quadro. O sbaglio? E secondo voi qual è il senso di tutto ciò? Cioè, che cosa può rappresentare questo esercizio? Non essere freddo, andare oltre. Esatto. Gli americani dicono think outside the box. Che adesso, penso che ognuno di noi stanno assolutamente antipatiche queste frasi americane un po' alla innovatore sociale, predicatore, telepredicatore, Steve Jobs, no? Però il senso è proprio questo, nel senso che la società ci ha abituato a lavorare in quadri stretti, no? Di regole, a quadri stretti di competenze, a quadri stretti di situazioni, di finanziamenti, i problemi, è tutto un quadro, no? La mente è abituata a lavorare all'interno di alcuni quadri, cioè una soluzione è all'interno di queste date e risorse che dobbiamo sapere prima, che dobbiamo pianificare e programmare, e che sono le uniche risorse possibili per dare delle soluzioni ai nostri problemi. Cioè, i nostri problemi, in questo caso lui era un teorico degli strumenti di ricerca, quindi la ricerca può essere fatta qualitativa, quantitativa, e quello è quello che abbiamo. Però la mente umana deve essere capace di andare oltre il problema del frame, del quadrato, e quindi cercare soluzioni alternative, quindi che può essere benissimo quella di uscire fuori e di appunto trovare soluzioni che al di là delle competenze che siamo abituati a ritenere di avere, quindi sappiamo che per dire che lo Stato può garantirci questo, quella politica pubblica può garantirci quest'altro, e noi dobbiamo per forza lavorare con quei dati strumenti. Invece non è vero, si può benissimo andare fuori dal quadrato e poi allo stesso tempo rientrare e riuscire a rientrare ogni volta che vogliamo, perché fondamentalmente il lavoro, soprattutto
diciamo, nella società contemporanea la società è molto liquida, stiamo perdendo tutti quelli che pensavamo fossero i riferimenti da un punto di vista, no, della società, delle regole, quindi diciamo in una spinta verso l'innovazione dobbiamo cercare di costruirci percorsi che vanno anche al di là del quadrato canonico con cui siamo abituati a pensare. Non solo, questo rappresenta un po' il percorso, la dipendenza dal percorso, cioè nel senso i percorsi possono essere i più vari e non solo. Le tappe, all'interno di queste tappe, all'interno di questi problemi che andiamo a risolvere, possiamo inserire altri punti, benissimo, cioè nel senso non devono essere per forza i punti quelli dati, quelli che dobbiamo per forza toccare, arrivare in altre situazioni, in altre soluzioni tranquillamente, senza farci problemi. Perciò, specialmente nel campo dell'impresa sociale, dell'impresa di comunità, quelli che possono sembrare i percorsi già, insomma, battuti o già effettuati non sono per forza quelli più efficaci e insomma possiamo, abbiamo sempre la sensazione che non abbiamo abbastanza risorse per poter sviluppare i progetti, quando in realtà questa sensazione può essere legata a un nostro modo di ragionare e a un modo in cui la società ci ha abituati a ragionare, ossia stretti all'interno di un quadrato. E quindi a volte si pensa che le tappe da fare sono troppe, quando in realtà queste possono essere ancora di più e non rappresentare un problema, ma una risorsa. Cioè, quindi il pensare che i problemi possono diventare risorse e viceversa. E mi viene in mente da questo punto di vista proprio il riutilizzo degli spazi, che è quello che è un po' uno degli ambiti in cui io sono impiegato all'interno della ricerca, e il lavorare nell'informale, che se da un punto di vista possono sembrare delle cose negative perché appunto non ci fanno sentire inquadrati all'interno della società, però da un certo punto di vista ci possono dare le possibilità di lavorare in determinati spazi, in determinati contesti che magari le regole, diciamo, comunemente intese come tale non ci garantiscono. Certo, l'obiettivo è sempre quello di rientrare più o meno all'interno delle regole, però insomma non è l'unica soluzione possibile. Basta, è stato interessante secondo voi? Avete qualcosa da aggiungere rispetto a questa cosa? Vabbè, perché sì, era, cioè nel senso è un percorso. Il percorso deve essere deve avere una certa continuità. Diciamo che la tua soluzione forse è la vera innovazione. Sì. Però diciamo che l'obiettivo era quello di crescita, cioè nel senso tu stai facendo un percorso di crescita di un ragionamento, di una soluzione, quindi devi pensare che puoi uscire fuori dal quadrato e andare oltre dove magari la tua mente ti è abituata a fermarti, invece puoi tranquillamente andare oltre. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, cioè a volte la società va avanti, cioè è molto più progredita rispetto all'amministrazione che deve star dietro, che magari invece che aiutarti ti impedisce di fare delle cose, tipo a volte ti è costretti ad occupare dei posti per imporre o comunque per darsi la possibilità di cambiare un territorio. E la questione è poi l'amministrazione, cioè lo Stato, comunque la legge, la regola, il quadrato, fino a che punto è un aiuto e fino a che punto è una barriera per fare innovazione. Secondo me, nel senso, la soluzione è nel mezzo, la risposta è abbastanza facile, però nel senso non bisogna percepire adesso, cioè la società va percepita in una maniera più orizzontale possibile, cioè nel senso lo Stato siamo anche noi. Cioè sono anche io in questo momento, cioè quando io cammino e vado in giro anch'io sono lo Stato, cioè la Costituzione appunto secondo l'articolo della sussidiarietà dice che la società civile è anch'essa lo Stato, cioè lo Stato siamo anche noi e possiamo lavorare insieme per cercare di, no, di spostare le regole, di parteciparle, insomma di migliorarle, cioè, non lo devi vedere né come una barriera, cioè il tuo vederlo come una barriera, come una potenzialità ti porterà a ragionare sempre all'interno di un quadrato,
cioè nel senso, se lo vedo come una barriera dico non posso fare quella cosa, cioè non posso gestire quello spazio perché c'è la legge 626 che me lo impedisce. Invece devi cercare la soluzione che è innovativa, che magari non inquadra solo te, lo Stato, ma anche altre cose. Appunto la società civile mi viene in mente perché secondo me è la formula più dinamica di prospettiva di lavoro, cioè è la più varia, la più variegata, la più attiva con cui lavorare. E allo stesso tempo non lo puoi vedere come solo una semplice opportunità che ti deve garantire delle opportunità, perché così sei troppo legato, nel senso adesso devo aspettare quel bando per poter acquisire quello spazio, devo aspettare quella risorsa per andare avanti su quel progetto, e in questa maniera il tuo lavoro sarà sempre a singhiozzo e sarà super inquadrato, cioè nel senso come finisci una cosa devi tornare indietro, devi ripetere da capo e non riesci mai ad andare oltre. Lo so, il tema è un po' difficile perché comunque in questo tipo di realtà, dell'autoimpiego, dell'imprenditoria sociale, dell'impresa di comunità, vi è un forte tema lavoro, nel senso che come si fa a raggiungere una sostenibilità economica? Però, insomma, questo fino adesso, per come sono configurate le cose, è un tema che indubbiamente è tralasciato e che, insomma, sta tutto nella forza di volontà delle persone che hanno di impiegarsi e realizzarsi in questo senso. E nelle esperienze che io sono andato a visitare in prima persona come ricercatore, è sempre un aspetto cruciale che prevede un grande impiego volontario nelle prime fasi, perciò c'è il passaggio da associazione, da volontariato a qualcosa di più. Naturalmente, nel senso... La domanda era perché molte realtà nascono al di fuori della legalità, al di fuori della legalità, quindi era per questo la domanda, lo Stato è in grado di far nascere autonomamente, cioè tu dici che lo Stato siamo tutti, però a livello amministrativo l'amministrazione è in grado di fare, di promuovere o soltanto in grado di reprimere, cioè come abbiamo visto, cioè non reprimere, però di non impedire, anche reprimere in alcuni casi. Tu offri comunque modelli che sono diversi da quelli che lo Stato vorrebbe, no? Quindi sì. Sono modelli appunto innovativi. Sì. Io più che altro volevo chiederti, a livello politico, secondo te è possibile che venga accettata appunto la volontà di costituire imprese sociali? Perché comunque si tratta anche di scavalcare un po' la politica, no? Con queste, come dicevi prima, con queste azioni, insomma, con questi gruppi che si vengono a creare. Insomma, a livello volontario proprio, perché poi comunque si parla comunque di innescare dei processi che sono comunque dei processi lavorativi, no? Quindi comunque sono processi per i quali dovresti confrontarti con lo Stato, con chi rappresenta appunto lo Stato, quindi magari scavalcandoli è un po' difficile poi... Diciamo che è auspicabile, nel senso che è auspicabile che si creino dei canali preferenziali di regole e politiche che garantiscono la nascita, la creazione e la diffusione di queste realtà sul territorio. Questo al momento non c'è, questo framework nazionale su questi temi, è tutto lasciato alla creatività dei territori. Cioè, ci sono alcuni, vi dico due siti, il sito di Labsus che raccoglie un po' i casi studio in tutta l'Italia su questi temi qua, cioè come i cittadini, Labsus si chiama, come i cittadini appunto si auto-organizzano per fare esperienze di questo genere. Un altro sito è Impossible Living, che è un altro sito di mappatura e raccolta di questi tipi di esperienze. E purtroppo non c'è appunto un quadro nazionale, cioè è lasciato tutto alla creatività istituzionale dei territori e istituzionale delle organizzazioni. Nel senso che poi... Sì, proprio il senso del quadro nel senso è strano, perché fino a che punto poi delle regole possono inquadrare queste cose, cioè liberarle fino a che punto, non si sa, cioè nel senso che poi magari crei un bel framework e poi si creano tutte realtà sterili e inefficaci. La sensibilità su questi temi è appena iniziata, il regolamento quello di Bologna sui beni comuni urbani adesso è forse un anno o neanche un anno che è stato approvato, e quindi si aspettano anche le evoluzioni in merito a queste cose qua,
Per il resto sono tutti discorsi che sono appena iniziati e che naturalmente rispetto ad altre realtà, quelle che ho avuto l'esperienza di conoscere, per dire là in Gran Bretagna o in Germania, siamo leggermente più indietro. Però, nel senso, adesso sta proprio secondo me alle organizzazioni continuare a partecipare al dibattito e continuare a lavorare per poi. Cioè, indubbiamente la direzione è quella, per i motivi su cui abbiamo ragionato all'inizio, cioè perché i modelli di sviluppo sono messi in discussione, perché appunto il modello di sviluppo capitalista ha dimostrato nelle città di promuovere più disuguaglianze che altro, quindi si riparla dei beni comuni, si riparla delle formule di impresa collettiva, di gestione collettiva, servizi collaborativi, c'è cioè tutto un magma di discussione che si sta creando. Quindi nel senso il dibattito è appena iniziato. Adesso ci sono queste due leggi, tra Sblocca Italia e Riforma del Terzo Settore, che vorrebbero inquadrare questa cosa, però sono ancora in progress, continuano a essere rimandate. Sono discorsi assolutamente freschi. E personalmente io penso che siamo proprio al centro di questo dibattito e quindi la raccomandazione è avere fiducia in questo tipo di iniziative, perché anche il tema, c'è tutta una ridiscussione del tema lavoro. Un grande sociologo economista americano che si chiama Jeremy Rifkin ha teorizzato questa terza rivoluzione industriale, ossia la creazione dei servizi collaborativi e la condivisione, a partire dalle tecnologie, quindi all'open source delle competenze, fino alla creazione proprio di luoghi fisici e spazi della collaborazione e servizi della collaborazione. Perché i due paradigmi, privato troppo orientato al profitto, pubblico che a volte si disperde nel voler garantire servizi universali che poi non riesce in sostanza a mantenerli, hanno fallito. Quindi adesso si sta andando verso la terza rivoluzione, la terza via, che è quella dell'auto-organizzazione fondamentalmente. Non so. Secondo me possiamo stare? Bene, grazie. Grazie a tutti di essere venuti, di essere stati qui. Adesso magari continuiamo anche tramite una discussione informale tra di noi. Grazie di avermi invitato, Michele. Sono molto contento di essere venuto qui e speriamo che appunto da questi lavori derivino altri ragionamenti per continuare a lavorare insieme sul quartiere. Su di noi, sulle realtà pugliesi, insomma, interessanti. Grazie.